Come vedete alle mie spalle stiamo intensificando i controlli, cerchiamo di controllare chi si sposta per motivi inutili e quindi abbiamo iniziato anche con le sanzioni perché abbiamo bisogno di far rimanere tutti a casa. I controlli sono stati intensificati e quindi stiamo fermando in vari punti della città in collaborazione con le forze dell'ordine e con la polizia municipale. Per quanto riguarda l'unico caso di contagio che abbiamo avuto positivo ad Ascoli, vorrei dire che l'ho sentito questa mattina telefonicamente, ha la febbre ma sta in casa, quindi non ci sono notizie di aggravamento o di ospedalizzazione del soggetto in questione, quindi non mettiamo in giro notizie false che generano panico e tra l'altro vanno a fare la caccia all'uomo ad una persona che ha seguito tutte le linee guida e si era già messo in autoisolamento. Quindi volevo chiarire questo fatto, non generiamo notizie false, continuiamo a controllare, cerchiamo di rimanere a casa e non generare panico, ma soprattutto non fare spostamenti e contatti con le persone. Noi continuiamo con i controlli sempre più serrati e sempre più repressivi perché dobbiamo rimanere a casa e non dobbiamo spostarci e non dobbiamo creare assembramenti, perché vedo anche davanti ai bar chiusi ci sono gruppi di persone e di ragazzi. Dobbiamo rimanere a casa.